bentornati, spero che il video sulla prima sala vi sia piaciuto e se non l'avete ancora visto non preoccupatevi, trovate il link direttamente sotto le informazioni del video oppure potete andarlo a cercare direttamente sopra la mia pagina di YouTube. Continuiamo il nostro tour virtuale per vedere la restante mostra. Come detto nel precedente video, nella seconda sala vi sono i temi un pochino più pesanti. Infatti poi nella terza e nella quarta sala i temi andranno pian pianino un pochino più ad alleggerirsi. E quindi avremo tanti simboli, tanti significati e tanti elementi su cui poggiare lo sguardo. Io vi presenterò giusto due o tre opere che sono presenti in questa sala e se avete curiosità di sapere qualche informazione in più anche sulle restanti opere non esitate a chiedere. Potete o scrivermi oppure dare uno sguardo sopra la pagina Facebook su cui ho avuto modo di mettere dentro l'album fotografico anche alcune descrizioni delle opere. In questa sala vi sono diverse opere ceramiche, dai pescioni rossi messi come allestimento al centro della sala ai piatti ceramici, entrambi dipinti ad ingobbio e smalto su biscotto e rappresentano il femminile in due età diverse. Queste due opere in realtà le ho tratte da un'opera precedente, di diversi anni fa. Anche qui c'è l'elemento simbolico del pesciolino rosso che ormai è diventato la mia firma. Nel piatto più piccolo la bambina che spia attraverso questa porta non ancora del tutto aperta, quindi è l'inizio di un viaggio. È una bambina comunque bella, grintosa, con la sua spada di legno, pronta quindi a combattere le sue battaglie. E l'elemento della giovinezza in questo caso è anche l'abito bianco. Rappresenta quasi come la tela bianca, la carta bianca su cui ancora bisogna ancora scrivere. Cosa che invece potrete notare nell'altro piatto, la donna con questo vestito fatto di giornali. Perché questo vestito è fatto di giornali? Perché i giornali raccontano storie, storie che possono vederci da vicino, storie che possono portare storie di altre persone. Di conseguenza sono storie anche che noi ci possiamo portare dietro, leggendole o vedendole o vivendole. È il nostro vissuto. Quindi in questo caso ci sono queste due contrapposizioni, date sia dall'abito che dal modo di fare, il vissuto e quello che ancora c'è ancora da vivere. Altre opere presenti in questa sala, sinfonia e presagio. Sono due tele arrotolabili, strano vero? E è un escamotage che ci siamo inventati io e altre ragazze con la quale ho avuto modo di fare una bella esposizione in rappresentanza dell'Italia in Grecia per l'esposizione del Festival delle Due Culture, Grecia e Italia, ad Atene. Quell'edizione lì in particolare si è svolta nel 2018 e ho avuto modo di viaggiare con due mie care amiche, Cecilia e Monica, e abbiamo portato sia le nostre opere che le opere di altre quattro ragazze. Abbiamo pensato a questo formato arrotolabile per il problema del trasporto delle opere, in modo che così meno fosse tutto più leggero, più veloce, più semplice da poter portare. E in particolare queste mie due opere fanno parte di un trittico, quindi ci sarebbe sinfonia, presagio e attesa. Il tema fondamentale di queste opere è il pensiero conscio e il pensiero inconscio, il sogno e quindi questa sorta di lotta tra la ragione e lo stato inconscio. In presagio vi è ancora l'attimo prima del sogno, una fase REM praticamente, in cui la ragione è ancora abbastanza presente e pian pianino si scivola verso il sogno. Questa figura addormentata è posata sopra dei ruderi che possono rappresentare la propria storia. L'albero invece è il simbolo del corpo, allo stesso tempo anche un modo in cui si dovrebbe essere. Essere flessuosi come i rami dell'albero che quindi lasciano scorrere l'aria, lasciano scorrere tutto quello che è intorno e si flettono a quello che gli viene contrapposto.
E poi ci sono le radici che invece sono l'elemento forte dell'albero, quello che ci tiene saldi a terra. E invece Sinfonia è un'opera che ho ripreso da un quadro di diversi anni fa, nel 2012. Si scivola direttamente nella fase più profonda del sogno, in cui gli elementi sono chiari e non chiari per quello che vogliono rappresentare. Troviamo l'elemento della scacchiera, che va a rappresentare il gioco della vita, l'acqua come elemento positivo e negativo, acqua che può dare la vita, acqua che può togliere la vita. L'onda si affaccia nel tentativo di estendersi e inglobare ciò che trova nel suo cammino. Poi abbiamo le nuvole che vanno a diradarsi e quindi vanno a portare il sereno. Il tema portante è la lotta del pensiero inconscio sulla ragione. I significati principali che si incarnano in questo dipinto sono la creazione, quindi la vita e la morte, come una sinfonia. I suoni e gradevoli armonie crescono e si evolvono fino ad una conclusione. La composizione si sviluppa in un tempo limitato, fugace, che lascia un senso di transitorietà, che dona pace. Il cavallo, simbolo di libertà, di forza e di spirito combattivo, lascia lo scenario alla donna in primo piano, che contempla il frutto che tiene stretto. Andando oltre, altri due quadri a me molto cari, presenti in questa sala, L'ira di Phlegias e Beatrice. Come avrete ben capito, sono due quadri a tema Divina Commedia. Il primo che ho realizzato è L'ira di Phlegias. Ed era la prima volta in cui mi cimentavo con questo strato pittorico su più livelli, in cui vi è un primo strato blu e poi sono andata ad aumentare i livelli di colore con l'oro e le macchie, in modo da creare una sorta di texture come se fosse una pagina antica. Ho rappresentato il quinto cerchio dell'ottavo canto, ove sono puniti gli iracondi e gli accidiosi. Fa la sua comparsa Phlegias, demone infuocato che rimescia i dannati nella melma in cui navica. Il dannato Filippo Argenti tenta di rovesciare la barca, mentre Dante e Virgilio cercano di arrivare alla città infuocata di Dite. Quest'opera è stata esposta durante la collettiva L'Inferno di Dante nel 2018, promossa da Qui Arte presso la Galleria del Cavallo. Fra i vari elementi simbolici troviamo la miniatura in alto che si va a estendere lungo i lati in alto del disegno principale, in cui corrono questi strani personaggi che, se li avrete riconosciuti, li ripresi da Bosch, il pittore fiammingo. E fa anche la sua comparsa il coniglio bianco. Questo coniglietto bianco combattente è un simpatico escamotage che utilizzavano gli amanuensi per alleggerire la lettura a chi leggeva i vari libri che andavano a miniare. Praticamente sono delle figure antropomorfe che vanno a combattere in maniera molto sanguinolenta e ho trovato simpatico inserirlo. Questa rappresentazione del diavolo è ripresa dal Codex Giga, che è il più grande manoscritto medievale esistente al mondo. La sua realizzazione si colloca nel primo trentennio del XIII secolo. E legati a questo libro ci sono diverse leggende, fatti misteriosi e curiosi. Invece, per quanto riguarda il quadro di Beatrice, ho avuto modo di realizzarlo durante una performance di live painting a Cairo Medievale nel 2019, insieme alle White Tree, quindi con Monica e Rossella, con le quali faccio performance dal 2012. Ci è capitato di fare diversi spettacoli e in particolare in questo caso abbiamo avuto modo di collaborare con un gruppo di danza e un gruppo di musici medievali. Essere rimasti con me fino adesso, spero che questo tour virtuale vi possa essere piaciuto. Se volete continuare a seguirmi, potete trovarmi sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook e vi aspetto. Alla prossima!